Ma possiamo iniziare con l'appello nominale e la parola al segretario comunale. Buonasera, vi prego anche di dirmi, soprattutto da casa, se ho da remoto, se si sente, no, si sente bene la mia voce, perché parlo di capire. La mascherina, parlare più vicino. Più vicino, senza mascherina, ok. Allora, buonasera a tutti. Appello Bordeglia Caterina. Presente. Testa Maria Paola. Presente. Siri Giovanni. Presente. Siri Giorgio. Presente. Deberu Stefania. Presente, da remoto. Bordeglia Rossana Pia. Presente. Tacchino Giancarlo. Presente. Marindelli Carlo. Presente, da remoto. Zunino Remo. Presente. Barlo Stefano. Barlo, ha chiesto di giustificarlo con motivi personali. Abate Jacopo. Lo giustifico per motivi personali. Vigna Alberto. Presente. Ok, con 9, giusto? O 10, scusate che... 8, 9, 10 presenti, possiamo andare al video. Bene, allora mettiamo in approvazione i verbali della seduta precedente. Ci sono qualche indicazione? C'è qualche problema? No, bene. Allora mettiamo in approvazione. Favorevoli? Tutti favorevoli? Nessuno contrario? Nessuno astenuto? Bene. Immediata
No, bene. Allora, secondo punto, interrogazione proposta dal gruppo consigliare Uniti per Celle sulla mancanza di una sede adeguata per la locale sezione dell'Avis. Prego la parola al capogruppo di minoranza Remo Zoneno. Buonasera, ecco l'interrogazione. Abbiamo preso dei social locali e da una organizzazione di donatori di sangue a firma del Consiglio Direttivo della Fondazione Benefica Franco Soforno, Francesco Soforno, ha inviato un tratto alla locale sezione dell'Ave di Sant'Egidio che da parecchi anni era ospite della Fondazione Benefica. Scusatemi, si sente un po' male da qua. Comporta la perdita storica di Via Colla 115 e la sospensione delle donazioni sino a quando non saranno reperiti locali atti a tale attività. La presenza dell'Avis a Celle ricorre dal 1966. Nel tempo ha saputo coinvolgere generazioni di cellesi avviandoli alla donazione e ad altre attività che hanno fatto la stessa associazione protagonista nelle manifestazioni cellesi. Basti ricordare la manifestazione del Carnevale e l'organizzazione della Sagra del Pesce Azzurro. Poiché la nota del Consiglio Direttivo ai donatori, nota che abbiamo preso da Savona News, riporta che la donazione del 29 ottobre sarà l'ultima in quella sede e che ad oggi non sappiamo darti notizie riguardo a dove sarà collocata la nuova sede e siamo pertanto costretti a sospendere le donazioni, omissis, quest'ultima frase era tra virgolette, poiché noi consiglieri di minoranza riteniamo la donazione e quindi raccolta del sangue un'attività primordiale del comparto sanitario, interroghiamo il sindaco per sapere. Uno, poiché l'argomento dello sfratto era noto da più di 2 anni ed ha interessato anche i cittadini residenti nei locali della fondazione stessa, quali sono state le strategie adottate dall'amministrazione comunale anche nei confronti della Fondazione Benefica Francesco Spotorno per ricercare soluzioni condivise. 2. Se è possibile ampliare la convenzione già sottoscritta con l'Avis per la gestione del punto prelievi, affidando nuovi spazi per le attività sociali del gruppo Avis o di in subordine assegnare parte degli spazi lasciati liberi nella ex biblioteca di Via Ponti. 3. Che non ritiene necessario progettare e realizzare anche con un intervento del privato in zone del paese una struttura con coppie sociali che possa portare dove sono territorio e che danno un sostegno ai bisogni della popolazione. Ringraziamo per le risposte che vorranno darci il primo consiglio comunale utile con le amministrazioni. Nel Consiglio Comunale del 30 aprile 2021, quindi 7 mesi fa, ho relazionato sul tema delle dismissioni degli immobili della Fondazione, ricordando che questa amministrazione è stata eletta il 26 maggio 2019, che nei primi giorni del nostro mandato siamo stati contattati da uno degli affittuari che avevano da poco ricevuto la notizia della dismissione dell'immobile, che il 22 giugno 2019 ho fatto richiesta alla Fondazione della copia della deliberazione adottata relativa alla dismissione della proprietà dell'ente, cito il testo, per poter valutare lo stato della situazione attuale e le eventuali azioni da intraprendere nell'interesse della cittadinanza. Che il 2 luglio 2019 il Presidente della Fondazione mi ha risposto che la determinazione di procedere alla dismissione del patrimonio immobiliare al solo fine di trovare una migliore collocazione delle risorse della Fondazione per ottenere al meglio gli scopi statutari era stata presa all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione il 6 febbraio 2017, che era passato del tempo poiché solo 1 anno e mezzo dopo unico ente deputato al controllo dell'attività della Fondazione IPAP oggi ONLUS, la Regione Liguria si era espressa favorevolmente alla modalità di alienazione del patrimonio immobiliare mediante asta, chiedendo la materia con propria nota del 9/11/2018. Il Presidente della Fondazione inoltre mi ha risposto che confermava la disponibilità
già espressa verbalmente, a confrontarsi con il Comune per rendere il meno disagevole possibile il rilascio degli, appartamenti dei pochi inquilini rimasti, sempre nel rispetto dei termini contrattualmente previsti e sottoscritti liberamente tra le parti. Ho altresì ricordato nel Consiglio Comunale del 30 aprile 2021 che, avendo appreso che il voto di svincolo era avvenuto nel febbraio 2017, nessuno di noi era al corrente, così come non lo erano gli affittuari, quindi compreso anche l'Avis, e che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione aveva votato all'unanimità lo svincolo dell'immobile, quindi tutto l'immobile. Aveva votato anche favorevolmente il consigliere rappresentante del comune, in allora non ero io il sindaco. Noi abbiamo agito per quanto ci era consentito trovarci di fronte a cose già fatte 2 anni prima, che abbiamo messo in relazione le parti, aprendo e favorendo un dialogo che non c'era, o meglio, che era interrotto con la notizia della dismissione degli immobili. Sia gli affittuari che la fondazione hanno iniziato a incontrarsi, a confrontarsi in comune, tranne uno che ha gestito autonomamente la sua situazione. Poi le trattative, come anche giusto che sia, sono state proseguite dalle parti in sede privata. Abbiamo ricercato presso altre fondazioni soluzioni abitative disponibili, ma erano tutte occupate. Abbiamo proposto e messo a disposizione l'alloggio di proprietà comunale situato a Sanda, che però non ha incontrato il gradimento sia per la distanza dal centro sia per la metratura minima. Infine, che altra soluzione che poteva forse essere perseguita era quella delle case di edilizia popolare, per le quali però occorre avere requisiti. Questo per quanto attiene alla ricerca di soluzioni condivise per i cittadini residenti. Per quanto attiene invece la ricerca di soluzioni condivise per la sezione Avis Celle Ligure, con sede dell'immobile in questione, come già nel 2017 anche l'Avis aveva avuto notizia dello sfratto. Non solo abbiamo condiviso e concordato con la stessa Avis da subito di ospitare l'associazione cellese nei locali comunali di Fiesta Santi Giacomo e Filippo. Per informazione, non è l'unica soluzione che abbiamo proposto, ma è quella che è stata accettata, dando mandato agli uffici di provvedere alla formazione di quanto abbiamo deciso. Ma conseguentemente la Giunta ha anche deliberato nel mese di giugno la stipula di 2 protocolli d'intesa con Avis, sezione di Celle Ligure, finalizzati a promuovere il volontariato, l'informazione, l'educazione sanitaria e la cultura della donazione volontaria periodica, anonima e responsabile di sangue. Grazie agli accordi presi, siglate con 2 convenzioni, come dicevo, il 1 luglio 2021 e a fronte di un contributo annuo di 8.500 euro, Avis gestisce già dal 1 luglio 2021 il centro prelievi, curando anche gli aspetti connessi al trasporto, ritiro e consegna dei referti. Un incomprensibile stallo burocratico che non ha già consentito lo spostamento di Avis nei locali comunali di via Santi Giacomo Filippo, contrariamente a quanto tutti noi auspicavamo. La nuova responsabile dei servizi sociali, la nuova posizione organizzativa, subentrata 2 settimane fa, si sta già occupando della pratica per il rilascio dell'autorizzazione dello spostamento. Per quanto riguarda poi la questione della sospensione dei prelievi, come già Avis ci aveva più volte ricordato durante gli incontri che abbiamo effettuato, verrà fatto tramite l'emoteca esterna, per cui si sapeva che ci sarebbe stato, oltre all'intoppo burocratico interno, un problema di un percorso lungo attraverso Alisa, per cui già l'Avis aveva già preventivato di farli esternamente. Per le soluzioni, appunto, per il punto 3, non capisco che cosa vogliate intendere, nel senso che parlate genericamente di una struttura con scopi sociali, che tipo di scopi sociali? Cioè non riesco veramente a capire qual è il vostro intendimento in questo. Se mi date, diciamo, delucidazioni, posso rispondervi, ecco. Perché voi scrivete: se non ritiene necessario progettare, realizzare anche con interventi del privato, non capiamo cosa volete intendere, in zone del paese, una struttura con scopi sociali. Scopi sociali sono di diversa natura, potrei anche pensare di incontrarci per fare 2 chiacchiere, per parlare di cose che possono interessare alle persone in maniera così
anche diciamo di interesse generale, che possa ospitare le maggiori risorse del volontariato. Tutte le nostre associazioni sono di volontariato, sono circa 36, presenti sul territorio e che danno un sostegno ai bisogni della popolazione. Quindi non capisco che tipo di struttura voi stiate pensando. Se mi date magari qualche... È un ragionamento che è presente, credo, dalla notte dei tempi, che altri comuni hanno realizzato. Perché oggi parliamo di Avis. Non dimentichiamoci che la Croce Rosa oggi è ospite, pagano affitto nella stazione, che credo che non sia il massimo anche in un ragionamento futuro. E quindi ci sono dei comuni in Liguria, nel Basso Piemonte, nella vicina Lombardia, dove hanno aggregato le associazioni di volontariato che gravitano sul paese e dove scriviamo che danno sostegno ai bisogni della popolazione. Il volontariato, tanto di cappello, ha tutto, ma ce n'è una parte, secondo me, che si sostituiscono ai bisogni che dovrebbe affrontare lo Stato. E quindi un domani, la proposta, voglio dire, adesso credo che non sia il luogo adatto, ma capire se non si potesse pensare ad una palazzina servizi che potesse ospitare tutte queste attività. Se ne è parlato tante volte, una volta il progetto di Mezzalunga era iniziato con questo scopo. Poi chi doveva realizzarlo, quando ha fatto il quadro economico, non aveva forse i fondi 25 anni fa. Nella zona di Roglio se ne è parlato tante volte, poi 15 anni fa c'è stata questa modifica sul piano regionale urbanistico, quindi c'è il corridoio che non lascia realizzare. Però questo è un input all'amministrazione. Se domani, siccome adesso tanto che stavo così esternando queste considerazioni, la zona... della Ravenza, l'ex campo d'assetto, il bocciodromo vicino, alcuni comuni ho visto, compreso Savona, alleggiano che il gioco delle bocce sta venendo meno e quindi stanno pensando a nuove attività. Questo era lanciare un po', diciamo così, un'idea che un domani l'amministrazione di oggi o di domani, secondo me, deve raccogliere. E non me ne voglia nessun volontariato che fa parte anche dell'associazione più piccola, ma ci sono delle associazioni che sostituiscono lo Stato per il nostro benessere. Quello quindi, era l'intendimento. Cioè, quindi parliamo di associazioni che sono nell'ambito sociosanitario, tendenzialmente. Ma io, se non erro, se non mi ricordo male, in entrambi i programmi elettorali, sia il nostro che il vostro, si faceva riferimento a strutture di questo tipo. Quindi credo che sia un progetto che si possa sicuramente condividere insieme. Mi sembra che anche voi l'abbiate scritto, se non sbaglio. Bene, io non avrei altro da dire. Diciamo soddisfatti. Bene, allora proseguiamo. Ratifica della variazione di bilancio numero 4 di previsione 2021-2023. Allora, questa ratifica ha le seguenti voci. Viene fatta ovviamente per maggiore o minore richieste che vengono fatte dalle strutture. C'è una maggiore spesa per l'allaccio del quadro elettrico del nuovo archivio comunale e della manutenzione degli impianti elettrici e sistema antincendio. Si sta ultimando appunto questo nuovo archivio comunale, che sapete che si trova nell'ex sede del Cinema Giardino. Incarico per una perizia di lavori di sistemazione geologica delle acque, una maggiore spesa per la manutenzione del piano viabile e di alcune vie comunali, le potature e il recupero dei materiali di risulta, e poi c'è l'intervento di finanziamento per la riqualificazione urbana di via Crocetta. Come entrata abbiamo 119.600 euro, che è un contributo della Regione Liguria, a fronte di un cofinanziamento del Comune di 10.400 euro. Questa è, diciamo, la natura della variazione. Se ci sono commenti? No, bene. Prego. Come è successo già per le altre volte, sono questioni operative di spostamento all'interno del bilancio. Dal nostro punto di vista abbiamo votato qualche volta contro e altre volte ci siamo astenuti sul bilancio di previsione
annuale, quindi queste sono operazioni che la Giunta fa all'interno dei propri capitoli di entrate o di uscite, quindi il nostro è un voto di astensione. Quindi mette in approvazione la ratifica della variazione numero 4 al bilancio di previsione 2021-2023. Chi approva? Astenuti? Contrari? Astenuti? Immediata eseguibilità? Chi approva? Tutti? Contrari? Astenuti? Nessuno? Bene. Punto numero 4, approvazione dell'aggiornamento e ricognizione della classificazione delle strade pubbliche del territorio del Comune di Celle Ligure ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 285 del 92. Passo la parola al consigliere Giancarlo Tacchino, che si è occupato di questa pratica in maniera molto puntuale e anche andato su tutto il territorio comunale per cercare di capire come fare questo aggiornamento nel miglior modo possibile. Quindi lo ringrazio per il lavoro svolto. Grazie, buonasera a tutti. Diciamo, questa pratica purtroppo si è spostata un po' nel tempo, nel senso anche a causa della pandemia, eccetera. Comunque, diciamo, siamo arrivati al termine di questa operazione. Io, diciamo, che farei un preambolo, anche perché questa è una classificazione strade che praticamente si inserisce in quelle precedenti rilevazioni che risalivano addirittura agli anni 34, 47 e 94. Quindi questa si inserisce in questa rilevazione generale. Chiaramente non vuole essere un qualche cosa di esaustivo, perché è chiaramente uno strumento che vivo, uno strumento quindi che può essere aggiornato, non escluso che ci siano anche degli errori, perché chiaramente, data la mole delle cose che sono state seguite, quindi è probabilissimo. E devo dire col geometra Arena, che ha curato l'estensione di tutta la documentazione presente in aula, abbiamo percorso la gran parte del territorio comunale, dalla Torre Bregalla fino ai sentieri più interni. Non li abbiamo neanche raggiunti tutti, perché è quasi impossibile. Comunque, diciamo che questo lavoro è un punto di riferimento per future sviluppi, non solo della viabilità, diciamo, cittadina, ma anche della parte sentieristica, che rappresenta indubbiamente anche uno sviluppo turistico, più che altro in un'ottica di destagionalizzazione anche dell'offerta turistica. Quindi, diciamo, assieme a questo c'è anche una carta sentieristica abbastanza dettagliata e che si inserisce anche nel cammino Liguria, diciamo, percorsi che anche la regione ha sviluppato anche con altri comuni, e quindi è un, diciamo, che è una cesura, è un collegamento di tutto qua. Sono derivate poi alcune osservazioni alle quali poi è costante date delle diversi accoglimenti o meno, eccetera. Ecco, questo è il quadro generale. È chiaro che se si volesse fare un discorso, bisogna logicamente paragonarlo sempre alla carta, perché è un qualche cosa, non è un documento che può essere descritto in maniera continuativa, ma è un qualche cosa che si sposa necessariamente con la carta del territorio. Quindi questo è quanto è un documento abbastanza ponderoso, che quindi copre veramente tutte le strade, i sentieri e le strade del territorio. Questo è. Se ci sono delle osservazioni, se il geometra Arena vuol fare qualche aggiunta al... Io posso dire che è anche uno strumento che serve sia alla polizia locale, ma anche all'ufficio lavori pubblici, per determinare appunto le varie responsabilità anche sulle strade. Quindi è soprattutto uno strumento tecnico utile agli uffici per potersi, diciamo, gestire e regolamentare nel momento in cui gli viene posto un quesito o si devono manutenere o sistemare le strade. Qui c'è un elenco chiaro dove sono posizionate le strade comunali, quelle vicino all'uso pubblico e quelle private, e quindi ovviamente noi fotografiamo esclusivamente le strade comunali, quelle di nostra proprietà. Non so se volete.
nel particolare è un aggiornamento dal 96 a oggi. Scusate, a oggi. Un giorno ho trovato sia i cantieri di Maria imbrigati che stavano verificando giustamente una parte del cantiere che avevano avuto l'occasione di cambiarci alcuni punti di vista. Noi lo abbiamo visto. Abbiamo acquistato una lente speciale per vedere la cartina in formato a 4 e sfidiamo chiunque a trovare un sentiero, però il sentiero da qui è fornito dalla lente, io darò una borsa perché a parte la battuta con questa pigliata, ma al momento quando era stato pubblicato la prima volta. Noi l'abbiamo un po' visto, ci siamo anche un po' confrontati, come succede nel piccolo paese, nella strada che passa vicino a te, o quella dove puoi avere degli interessi di lavoro, o quella che ne hai sempre sentito parlare, o io che ho svolto qualche ruolo così amministrativo in passato, quelle vie che avevano prodotto anche dei costi per il comune su l'edificio. Ho visto che una di queste è oggetto di più tante osservazioni sono su una di quelle vie, però voglio dire, ce ne sono state anche in passato altre, perché l'aspetto pubblico-privato, dove finisce, dove non finisce, oggi la tecnologia, ma credo anche, come si può dire, la tenacia del consigliere, ma anche la bravura senza nascondere del tecnico che avete girato il territorio, cioè non è la cartina del 1994 che io me la ricordo quasi a memoria col pennarello giallo, rosa o verde per capire, e poi come tutti sappiamo una 25.000 portata su una 3 per quanto sia. Comunque fate queste considerazioni, ci preme dire che il lavoro a noi sembra ben fatto, insomma. Adesso ci dispiace anche un po' elogiare pubblicamente l'amministrazione comunale nel nostro ruolo di oppositori o di minoranza, però come vedete in qualche altro caso abbiamo cercato anche di dimostrarlo, quando questa è un'opera più tecnica che politica, però è un documento tecnico che va a dare una mano agli uffici. Poi è ovvio che come tutti i documenti, come tutti i piani, dal momento in cui tu lo approvi ti accorgi che forse lì potevi fare un pezzetto di più o potevi scrivere qualcosa in meno, ma questo voglio dire fa parte purtroppo della legislazione che ti impone o che non ti impone, che ti lascia dello spazio, sembra che te lo voglia lasciare poi non te lo lascia, però insomma noi crediamo che questo tanto per andare verso la dichiarazione che il nostro sarà in questo caso un voto positivo, perché crediamo che sia un documento importante, dove poi magari si apriranno anche delle discussioni, perché però tendenzialmente è bene capire quello che è pubblico, no? Perché c'è sempre stato un problema anche sui sentieri. I sentieri frazionali li percorrono un po', però io abito a Cassisi, voglio dire, la domenica se uno facesse pagare un euro a tutti coloro che vanno verso Torre Bregala, forse troveremo i soldi per asfaltare tutta la strada di Cassisi, tanto per dirla in battuta. Quindi i sentieri, a volte, io ho delle persone che conosco, che vengono da Cairo, dalla Barbordina, arrivano col treno, si fanno tutta, salgono a casa, dalla Toretta, a Sanda, vanno a il nostro è stato un voto di approvazione, e questo è un documento che magari tra qualche anno di qualche sentire bene riportarlo a strada vicinale, perché anziché uno magari se ci passa in 25 è importante che un documento, come tutti i documenti, va rispettato e fatto rispettare, però sempre con quella elasticità che a volte le norme un po' più sentono, no? Perché faccio un esempio, tanto poi per chiuderla. Nella versione precedente c'era qualche sentiero che era strada vicinale.
Ora è stato messo sentiero perché la gran parte di quel tracciato è sentiero, però esiste un pezzo invece di strada carrata. Ora si spiega anche alla voce sentiero che il sentiero non è solo quello che passa uno a piedi che se cade va giù dalla riva, ma ci sono anche dei pezzi di strada carrozzate. No? Ora questo bisogna, in un'ottica secondo me elastica, non deve poi negare a coloro che passano su quel sentiero che invece per un pezzo di strada di fare anche degli interventi manutentivi. Io non l'abbiamo recepito con quell'aspetto, no? Dice no, quello è sentiero, non puoi nemmeno tagliare un ramo secco all'albero che ti batte in faccia. Quindi io credo si parta con un documento, d'altra parte quello del 1994 in vigore era vecchio, era stato fatto, come ho detto prima, col tracciato del Pennarello a colori, credo che negli uffici sia ancora esposto adesso, quella fotocopiato con la fotocopiatrice a colore del 94, quindi il sentiero da verde era diventato azzurrino, quindi poi c'era chi contestava che non era verde, no? Cosa di su. Quindi, concludendo, il nostro voto è a favore. Io voglio solo aggiungere che io ho riletto anche alcune osservazioni fatte da cittadini, che alcune che non sono state accolte, ad esempio, tuttavia, faccio un esempio, la rampa autostradale. Nella sostanza c'è del vero, in questo senso, che quelle osservazioni funzionerebbero se venisse realizzata, come anche auspicato dalla polizia locale, una rotonda in fondo alla discesa della rampa autostradale, perché l'osservazione che faceva il cittadino è quella che il cittadino che vuole trasferirsi nella zona dove ci sono questi pareti, eccetera, deve superare una doppia linea continua. Ed è corretto. Cioè, in questa situazione, purtroppo, la situazione non può essere accolta, però se venisse realizzata una rotonda, praticamente, che permetterebbe lo svolgimento del traffico in maniera corretta, tutto si risolverebbe. Analogamente, una rotonda auspicabilmente si potrebbe anche realizzare all'uscita dell'autostrada, che migliorerebbe la direzione. Attualmente, se voi notate, l'uscita dell'autostrada è decentrata, cioè non è in asse con i casalini. Invece potrebbe essere fatta una rotonda similmente all'uscita dell'autostrada di Arenzano, quindi migliorerebbe tutta la visibilità e poi si innesterebbe anche meglio nella nuova strada che è prevista assieme alla realizzazione del ponte per la natta, e di conseguenza migliorerebbe anche in quella zona tutto lo scorrimento del traffico e lo renderebbe anche più sicuro. Quindi diciamo che io ci tengo a fare presente che uno dei problemi essenziali di Celle sono i collegamenti, perché Celle è un paese bellissimo che però purtroppo è incastonato in mezzo a dei campi che praticamente lo rendono pittoresco, bellissimo da un lato, però lo rendono critico da un punto di vista della viabilità. E purtroppo in questi ultimi anni, in cui la viabilità, particolarmente a monte, quella autostradale, è collassata per tutta una serie di problemi, non teniamo presente che il tratto autostradale Varazze-Alvisola è uno dei tratti più critici di tutta l'autostrada Genova-Savona, per non dire anche di più. Ha avuto una quantità di incidenti incredibile e anche moltissimi morti, inclusi anche operai delle manutenzioni. Quindi tutta questa problematica poi dopo, in maniera automatica, si sposta sul traffico della viabilità di Celle Ligure, che è già critico per la sua conformazione. Quindi pensare a migliorare i collegamenti, idealmente, io aggiungo idealmente anche a lanciare una freccia nel futuro, se l'Aurelia Bis, Alvisola, Savona potesse prolungarsi verso Varazze, ad esempio, magari contratto in galleria per non disturbare il territorio celeste, sarebbe risolutivo di tutti questi problemi. Quindi la viabilità di Celle diventerebbe più una viabilità locale, migliorerebbe anche, diciamo, da un punto di vista turistico l'approccio. Quindi se noi trovassimo anche nelle autorità locali superiori, la provincia, la regione e magari anche oltre, la possibilità di inserire un allungamento, un prolungamento di questa Aurelia Bis verso Varazze,
per celle sarebbe una soluzione ideale, che risolverebbe moltissimi problemi che poi vengono, si acutizzano a seguito anche di tutte le problematiche che abbiamo avuto con Santa Brigida, eccetera. Quindi celle, realisticamente, è un nodo stradale molto critico della viabilità principale della strada statale Aurelia. Di conseguenza, questo è molto importante. Voglio aggiungere ancora che anche i collegamenti verso i comuni vicini sono molto importanti. Quindi non escludo anche il fatto di cercare di migliorare quanto possibile questi collegamenti che già esistono verso Albissola, la vecchia strada romana, Piana Ricchetti, eccetera, che conduce, e anche pensare una cosa che abbiamo scoperto, io ve la lancio così, verso Varazze. Esiste un ponte dimenticato sull'autostrada, recentissimo, che supera entrambe le corsie di marcia, quindi degli anni 70, molto più recente di quello che attualmente porta la Natta, che potrebbe, da via Sponciun, che potrebbe essere collegato e portarci direttamente a Punta dell'Aspera di Varazze, quindi creare un collegamento che da Varazze può portare le persone, anche cicloturisti, eccetera, direttamente al campo, ai campi sportivi, al palasport, eccetera. Quindi anche tutte queste cose non le dimenticherei, però nell'ottica di migliorare tutti i collegamenti che, devo dire, questa amministrazione ha anche migliorato, anche a seguito dei problemi che ci sono stati, anche con Varazze, eccetera, per le diverse problematiche. Quindi non dimentichiamoci anche tutte queste cose e per il futuro cerchiamo di allargare sempre di più questi collegamenti. Bene, oggi però noi torniamo al nostro ordine del giorno, che in realtà è l'approvazione di un aggiornamento, una ricognizione della classificazione delle strade attuali. Interessanti, certo, sono i ragionamenti di collegamento o di altro genere, però oggi dobbiamo tornare al nostro tema e votare quello per cui abbiamo portato in approvazione appunto questa delibera di aggiornamento. Se non vi sono altre considerazioni, io metterei in votazione. Quindi mettiamo in approvazione la delibera numero 4, approvazione dell'aggiornamento e ricognizione della classificazione delle strade pubbliche del territorio del Comune di Celle Ligure ai sensi dell'articolo 2,2 del decreto legislativo 285 del 92. Chi è favorevole? Tutti. Contrari? Astenuti? Nessuno. Bene. Ringrazio anch'io Gio. No. Astenuta 1, scusate. Sì, non l'avevo visto. Astenuta 1, sì. Voglio ringraziare anch'io il Giorame Prarena, l'ingegner Bonorino e anche ovviamente per diciamo, la condivisione della pratica sia al Corpo di Polizia Municipale, il nuovo comandante Erika Pizzocolo e ovviamente la ragioniera Dolla per tutte le operazioni che ci aiuta a portare avanti, non ultima quella del bilancio che stiamo cercando di mettere in piedi. Quindi grazie a tutti, grazie e al prossimo consiglio. Buonasera. Saluto a tutti.